Oggi siamo con il professore Andrea Vitali. Andrea Vitali è un professore associato di zootecnia speciale dell'Università La Tuscia di Viterbo. Il professor Vitali è molto esperto di impatto ambientale in senso generale e in particolare delle produzioni zootecniche. Lo abbiamo coinvolto e lo ringrazio, professor Vitali, grazie per la sua consueta disponibilità. Perché volevamo affrontare un tema molto specifico della produzione dei gas serra o gas clima alteranti. Perché è vero che la zootecnia diciamo, è sotto inchiesta, ma tutte le attività produttive umane lo sono. Noi più o meno a spanne, sappiamo a spanne, poi il professor Vitali ce lo confermerà o meno, qual è l'impatto della produzione, cioè, produrre un chilo di carne o un chilo di latte, quanto può essere più o meno la produzione CO2 equivalente, ma quello che ci interessa è dare un senso, un valore, un numero, una certezza a quanto è il ruolo della decarbonizzazione, cioè della sottrazione dell'anidride carbonica presente in atmosfera da parte delle aziende agricole. Cioè gli allevamenti, in particolare i ruminanti, hanno sempre un'azienda agricola alle spalle, anche di grandi dimensioni, per cui è vero che impattano, però probabilmente con la decarbonizzazione che possono fare riescono magari, adesso, che so, l'obiettivo del carbon neutral, però non voglio anticipare. Professor Vitali, grazie, ci fa capire questa Allora, storia? grazie, buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Allora, il problema delle emissioni associate ai sistemi zootecnici, all'agricoltura, è un problema che è, diciamo, emerso circa una quindicina di anni fa nella sua, a seguito di un report della FAO che intitolato La lunga ombra della zootecnia, quindi un titolo anche un po' inquietante. E questo, diciamo, ha acceso i riflettori su questa problematica, ovvero il contributo della zootecnia alle emissioni di gas serra che poi concorrono al cambiamento climatico che stiamo vivendo, in questi ultimi anni. Effettivamente, diciamo, le attività zootecniche emettono dei gas serra in atmosfera e sono dei gas serra che hanno un elevato potere nell'esercitare appunto il riscaldamento della terra. E questi sono principalmente il metano che viene prodotto a seguito delle fermentazioni ruminali e dalla gestione delle deiezioni. E il protossido d'azoto che viene emesso dalle deiezioni e dalle pratiche di concimazione azotata. Quindi, diciamo, il problema esiste, nel senso, diciamo, c'è questo contributo effettivo. Però, diciamo, quello che spesso viene evidenziato, secondo me, in modo poco corretto, cioè nel senso è dare le dimensioni di questi contributi. E quindi sembrerebbe che il male del pianeta sia la produzione della carne o del latte o comunque le attività agricole che rivestono un ruolo importante per la produzione di alimenti, ma anche per, diciamo, tutto un contesto socio-produttivo prendiamo l'Italia, che è un paese che, diciamo, in cui l'agroindustria è un settore molto, molto importante. Diciamo che il contributo della zootecnia, questi sono i numeri ufficiali, perché da quando è stato ratificato il protocollo di Kyoto, i paesi, diciamo, che hanno ratificato quell'accordo si sono impegnati a contabilizzare le emissioni su scala nazionale. E anche questo viene fatto a livello europeo, della comunità europea. I dati dicono che a livello europeo l'agricoltura e la zootecnia insieme contribuiscono per il 10,5% alle emissioni di gas serra. E sono il terzo settore, dopo il settore energetico, che la fa da padrona con il 75%. Quindi, diciamo, il settore energetico è quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di gas serra in atmosfera.
Se vogliamo vedere il contesto italiano, l'ISPRA, che redige l'inventario nazionale delle emissioni, dice che questo è il dato aggiornato al 2019, l'agricoltura, la zootecnia insieme incidono per circa un 7% sul totale delle emissioni di gas serra a livello nazionale. Quindi questi sono, diciamo, i numeri e il contributo della zootecnia. Che cosa c'è da dire in merito alla decarbonizzazione? Allora, in realtà, diciamo, da quando si è iniziato a calcolare queste emissioni, quindi l'anno di riferimento è il 1990, quello chiamiamolo anno zero, in cui, diciamo, si è iniziato a rendicontare le emissioni di gas serra in atmosfera, beh, il settore zootecnico, faccio riferimento al contesto europeo per dare, diciamo, un respiro un po' più ampio di quello nazionale, ha ridotto di circa il 20% le sue emissioni. Quindi diciamo che già questo processo di decarbonizzazione è iniziato anche in modo un po' inconsapevole, diciamo, da lontano. Sostanzialmente questa decarbonizzazione, quindi questa riduzione del 20%, ha riguardato soprattutto il primo decennio, cioè dal 1990 ai primi anni del 2000. E questa è stata dovuta principalmente alla riduzione del numero di capi. Questo è stato il motivo principale, soprattutto dei bovini. C'è stata una forte riduzione del numero di capi, che ha consentito quindi di ridurre il contributo di questo settore. Un altro, diciamo, contributo importante a questa riduzione è arrivato dalla direttiva Nitrati, che ha regolamentato l'utilizzo della concimazione azotata, quindi ha ridotto, diciamo, e ha dato dei limiti all'utilizzo dei concimi azotati. Quindi ha imposto dei limiti, e questo è stato un altro fattore che ha avuto un impatto su questa decarbonizzazione. Un altro Posso fare aspetto. un attimo, scusi, professore. La riduzione del numero dei capi, ma le produzioni sono rimaste le stesse. Anzi, le produzioni sono aumentate, Aumentate, nel quindi. senso che questo, Sono diciamo, stati ancora più bravi, quindi. Sì, diciamo che il management aziendale e, diciamo, soprattutto l'efficienza produttiva, che è migliorata, quindi noi riusciamo a produrre di più per un'unità di capo, quindi per capo, quindi abbiamo più carne o più latte per capo, e questo diciamo, ha contribuito a mantenere la quota di mercato sostanzialmente di questi prodotti, e nel frattempo, diciamo, diminuire il numero di capi, e questo ha avuto un forte beneficio sulle emissioni. Parlando di management, anche soprattutto guardando soprattutto alla gestione delle direzioni, grossi sforzi sono stati fatti, quindi investimenti sono stati fatti nel migliorare la gestione delle direzioni. Quindi prendiamo ad esempio i biodigestori, che sono per esempio una soluzione, possono essere visti come una soluzione alla mitigazione, quindi alla riduzione delle emissioni sia di metano che di protossido d'azoto in atmosfera. Quindi, diciamo, il settore zootecnico, anche involontariamente, perché, diciamo, perseguire altri obiettivi, è riuscito comunque a dare un contributo importante nella riduzione negli ultimi 30 anni. C'è da dire però che questa riduzione è stata forte fino ai primi anni 2000, abbiamo detto. Dal 2005 circa ad oggi questa riduzione è stata soltanto del 2%, quindi diciamo c'è stato un appiattimento. Diciamo, quello che si può dire per il futuro è che se le pratiche e le politiche che sono in vigore in Europa
continuassero per i prossimi 20 anni fino al 2040, questa riduzione, diciamo, resterebbe costante, cioè avremo circa una riduzione circa dell'1,5% in questo periodo. Quindi, diciamo, quello che stiamo facendo mantiene questo trend in calo, ma sicuramente si è ridotto notevolmente la possibilità di riduzione. Se diciamo le politiche che si stanno programmando, che hanno diciamo un impatto maggiore sulla decarbonizzazione, fossero implementate, si potrebbe raggiungere diciamo una riduzione di circa il 5%. Questi sono un po' le proiezioni che vengono date per i prossimi 20 anni. Quindi diciamo siamo arrivati un po' a un livello un po' in cui generare ulteriori riduzioni diventa sempre più difficile, però il settore è un settore che ha dimostrato dimostra, diciamo, di poter affrontare certe sfide. La ricerca a livello sia nazionale che internazionale sta producendo, diciamo, delle evidenze che possono migliorare e quindi favorire l'introduzione di tecniche sempre più virtuose che quindi possono contribuire a questa decarbonizzazione. Però diciamo i messaggi che vengono pure dall'esterno, ad esempio il piano dell'Olanda di abbattere un terzo dei capi presenti nel suo paese, insomma, spinge verso una riduzione ulteriore del numero di capi, che magari potrà essere compensata con un miglioramento delle performance produttive, quindi un ulteriore miglioramento. Quindi diciamo che questo messaggio di riduzione del numero di capi, e io mi auguro che questo magari sia rivolto agli animali meno produttivi o diciamo da un punto di vista efficiente che possono contribuire meno, diciamo, a questa riduzione delle emissioni, quindi diciamo ridurre il numero di capi improduttivi, potrà dare un ulteriore impulso, diciamo, a questa decarbonizzazione. Quindi diciamo che la ricerca e la politica stanno già guardando a quelle che possono essere, la ricerca sta cercando delle soluzioni e la politica come poi implementare queste soluzioni nel settore. Però c'è un fatto, professore, sì. Che ci piaceva appunto ancora più approfondire. Ok, abbiamo detto che l'allevamento soprattutto dei ruminanti insiste in un'azienda agricola, perché è poi questa la discussione, ma l'azienda agricola magari gestita meglio, che so, può avere un ruolo importante, oltre a quello che lei ha detto, cioè può contribuire ulteriormente a sottrarre anidride carbonica? Allora sì, diciamo, quello che ho detto ovviamente non è esaustivo, ci sarebbe molto altro, certo. Da dire, però diciamo rispetto agli altri settori produttivi diciamo possono ridurre, come sta già facendo la zootecnia, le loro emissioni e quindi si chiamano azioni di mitigazione, quindi di riduzione delle emissioni. L'agricoltura, la zootecnia, ha, diciamo, dalla sua parte un ruolo importante nella sottrazione, nel sequestro della CO2 atmosferica attraverso, diciamo, il carbonio organico contenuto nei suoli o per esempio nelle foreste, nei boschi, quindi attraverso un'agroforestazione. Quindi diciamo che l'agricoltura ha un grosso potenziale decarbonizzare non soltanto le proprie emissioni, quindi quelle emesse a seguito delle proprie attività, ma decarbonizzare, quindi sottrarre dall'atmosfera anche le emissioni prodotte da altri settori.
E questo, diciamo, è un ruolo importantissimo, diciamo che alcuni cominciano a indicare l'agricoltura, la zootecnia come un'opportunità alla mitigazione dei cambiamenti climatici, non più un problema. Cioè, diciamo, si sta un po' ribaltando il punto di vista, cioè guardare anche quello che effettivamente l'agricoltura fa per l'ambiente e non soltanto quello che diciamo il danno che può arrecare all'ambiente. Tant'è che gli indicatori che vengono utilizzati qui bisognerebbe diciamo aprire una discussione e cercare di modificare un po' gli indicatori che noi utilizziamo per quantificare il contributo di un prodotto nell'inquinare o nell'emettere gas serra. E perché ad oggi diciamo noi seguiamo delle procedure molto complesse, tecnologie molto complesse che si basano sul ciclo di vita di un prodotto e che hanno un approccio olistico, quindi tengono in considerazione tutte le emissioni che vengono rilasciate nel corso della produzione di un bene. E, però diciamo non tengono conto di quelle esternalità che poi l'agricoltura può effettivamente fornire all'ambiente. Quindi dire che un litro per produrre un litro di latte nel contesto italiano si emette circa 1,3 kg CO2 equivalente, se incomincia a essere riduttivo e secondo me non corretto nei confronti di quell'allevatore che sì, ha emesso quel 1,3 kg, ma ha anche prodotto una serie di benefici per l'ambiente, tra cui diciamo il sequestro del carbonio. C'è da dire che il sequestro del carbonio nei suoli però deve essere perseguito modificando anche un po' l'approccio culturale, cioè di coltivazione non più convenzionale, ma andando verso delle pratiche più conservative, quindi ridurre sicuramente le lavorazioni dei terreni per preservare la sostanza organica, aumentare diciamo la concimazione organica rispetto a quella inorganica, sono tutte pratiche che possono sicuramente contribuire a migliorare lo stock di carbonio nel suolo, che diventa diciamo veramente un'opzione su scala mondiale per la mitigazione del cambiamento climatico. Cioè l'agricoltura veramente ha un ruolo importantissimo non nel contribuire al cambiamento climatico, ma nel cercare di risolvere attraverso appunto il sequestro del carbonio nei propri suoli questo problema. Diciamo che per completezza, la sostenibilità, quindi questa decarbonizzazione, non deve guardare soltanto agli allevatori e agli agricoltori, ma deve coinvolgere tutti gli attori della filiera, quindi l'industria, che è, diciamo, trasforma, diciamo, i prodotti primari, ma anche i consumatori. Che i consumatori hanno un ruolo importante in questa decarbonizzazione, in questa sostenibilità dei prodotti. Quindi tutti quanti gli attori di questa filiera devono cercare di trovare delle sinergie, e spesso non è facile perché, diciamo, i punti di vista possono essere diversi, quindi non è facile, diciamo, trovare una sintesi lungo la filiera che possa mettere d'accordo, diciamo, i vari attori. Però deve essere fatto uno sforzo perché poi alla fine su un'impronta di carbonio di un prodotto di origine animale la parte del consumatore è la seconda fonte di emissioni, quindi per come noi acquistiamo i prodotti, come noi li conserviamo, come noi li consumiamo e soprattutto un aspetto molto importante è lo spreco alimentare che non deve essere dimenticato, cioè quindi diciamo, non, insomma,
dobbiamo tutti quanti remare dalla stessa parte. Ecco, questo è molto Certo. importante. Bene, direi che come al solito è stato chiarissimo perché credo che possiamo dare come conclusioni che anche l'agricoltura, anche la zootecnia produce gas serra, gas clima alteranti, ma dai dati che ci ha fornito in questa breve intervista al professor Vitali sta facendo egregiamente la sua parte della riduzione, nella riduzione anche delle emissioni degli altri settori che oggettivamente sembrano un po', al di là dei proclami, diciamo, poco concrete nel fare qualcosa. Quindi l'agricoltura si sì, emette, ma l'agricoltura, diciamo, aiuta anche a ridurre questa produzione di gas serra e quindi il rischio per il nostro pianeta. Professor Vitali, noi la ringraziamo e ci Grazie a voi vediamo dell'invito. ancora. Ecco. Grazie, grazie di nuovo. Grazie.